Allora, Eleonora Provenza, tu ormai sei parlamentare europea, hai fatto quasi tutto il mandato, siamo in scadenza delle elezioni. Oggi qui c'è stata l'iniziativa, la nascita della carovana del Donbass. Sì, oggi è una data particolare, 2 febbraio, è anniversario di Stalingrado e oggi abbiamo deciso di dare vita all'associazione Italia Donbass, associazione antifascista, portando avanti il lavoro che grazie alla banda Bassotti ha portato diversi anni la carovana antifascista in Donbass a praticare iniziative di solidarietà con la lotta antifascista e col popolo del Donbass. Oggi questa attività assume una veste anche formale. Continua un'attività che, come i compagni della banda l'hanno voluta chiamare, di diplomazia popolare, di diplomazia dal basso, per portare anche qui in Italia le ragioni della lotta antifascista in Donbass e, per quanto mi riguarda, per continuare a portarla in Parlamento europeo, come già ho fatto grazie alla collaborazione con la carovana antifascista in questi anni. Oh, parlando del Parlamento europeo, oggi stiamo pure in un brutto momento, nel senso che c'è la questione del Venezuela. E tu stai combattendo sia per Donbass, chiaramente sia per la questione del Venezuela e tutte le ingiustizie che si stanno, che il Parlamento europeo pare che approva sempre di più, ultima la sanzione contro il Venezuela. Ecco, com'è la situazione e come sta funzionando questo Parlamento? Beh, sulla vicenda del Donbass credo si sia consumata una pagina vergognosa dell'attività del Parlamento europeo. È stata approvata una risoluzione a maggioranza che di fatto legittima Guaidó come presidente ad interim, di fatto legittima, cioè il colpo di Stato e assume una posizione oltranzista persino già rispetto a quella assolutamente vergognosa anch'essa di Federica Mogherini e dell'ultimatum di 8 giorni. Come parlamentare e come gruppo parlamentare ovviamente mi sono schierata contro questa risoluzione. Abbiamo presentato una risoluzione alternativa. Crediamo che la strada della legittimazione di un colpo di Stato a guida americana, a guida statunitense, peraltro gli Stati Uniti di Trump, non sia assolutamente davvero qualcosa che il Parlamento europeo può riconoscere senza perdere ulteriormente credibilità sul terreno della propria configurazione come istituzione democratica. Ecco, invece nel Venezuela l'ONU, diciamo, ha approvato, ha detto non ha riconosciuto il colpo di Stato. L'Europa sì, o sbaglio? Beh, diciamo che c'è una posizione ancora, diciamo, non unanime rispetto al Consiglio dei Ministri degli Esteri che ci sono stati. Credo che la disponibilità che ha dato Maduro a convocare le elezioni sia il segno che siamo lontanissimi da quello che i media occidentali rappresentano come una dittatura. Per quello che riguarda il governo italiano, diciamo la divisione tra 5 Stelle e la Lega sulla questione del Venezuela. Beh, è una divisione significativa, devo dire che entrambi i gruppi, entrambe le delegazioni in Parlamento europeo, sia quella della Lega sia quella dei 5 Stelle, si sono astenute in Parlamento europeo rispetto alla risoluzione che è stata approvata. Avremmo voluto una posizione più coraggiosa, come ha fatto il GUE/NGL, presentare una risoluzione alternativa, così non è stato. Certo, sempre meglio del vergognoso comportamento del Presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, che ha prima lanciato un sondaggio ridicolo sui social media in cui diceva sostanzialmente siete Che dalla tanto è vero che sembra parte che è nato pure in minoranza su quel sondaggio. sì, siete dalla parte della democrazia o della dittatura comunista e, diciamo, ironia della sorte, ha vinto la dittatura comunista. Ma al di là, diciamo, di queste cose un po' farsesche, Tajani ha svolto un ruolo, diciamo, oltranzista rispetto al suo ruolo di Presidente del Parlamento europeo. Ha preso posizione per il riconoscimento di Guaidó ancora prima che il Parlamento si pronunciasse. Questo chiaramente non rientra nelle sue prerogative, in quelli che aveva detto sarebbero stati i suoi impegni da Presidente del Parlamento europeo. Ha tenuto egli stesso a presiedere la votazione e annunciarne le conclusioni, rientrando appositamente in aula nel momento della votazione. È evidente che, diciamo, su questa partita si gioca una
la partita del Venezuela, si gioca anche diciamo un conflitto per la leadership in Europa, in cui anche il Partito Popolare e Tajani hanno voluto ritagliarsi la loro parte.